Allora, buongiorno e buon 2024 a tutti. Nella ultima puntata del 2023 avevamo iniziato un focus sul fotovoltaico. Ora proseguiamo andando a vedere come si chiude il ciclo del fotovoltaico con il riciclo, che avevo usato più volte la parola smaltimento, ma in realtà adesso vedremo che il fotovoltaico si può riciclare assolutamente. Do la parola naturalmente al professor Almaroli, il nostro ricercatore pubblico del CNR. Riguarda la criticità dei materiali, andiamo a vedere in fondo alla filiera quando lo andiamo a riciclare sto pannello cosa c'è dentro. Ecco, l'unico materiale tendenzialmente critico è l'argento che serve per alcuni tipi di connessioni. E a proposito di riciclo è anche importante questo fatto che per quanto riguarda il peso, la maggior parte del peso del riciclo del fotovoltaico è il vetro, che non sappiamo benissimo come farlo. E però andando a vedere il valore, la cosa di più di valore che ci sta nel pannello, scusate, è l'argento che è meno dell'1% del peso. Quindi quando cominceremo a fare riciclo spinto, queste sono considerazioni che dobbiamo tenere ben presente. Qualcuno dice, vabbè, saremo sepolti dai pannelli fotovoltaici perché. Ecco, allora riprendiamo le slide che ci ha mostrato Armaroli. Innanzitutto sulla criticità dei materiali, si parla molto per esempio della supposta scarsità del litio o di altri elementi per fare le batterie o altri componenti per quanto riguarda appunto le nuove forme di produzione energetica. Bene, per quanto riguarda il fotovoltaico, questo problema non sussiste, perché non abbiamo particolari elementi rari di cui potremmo andare in scarsità. L'elemento, diciamo così, più tra virgolette raro è l'argento, però c'è bisogno di una quantità talmente minima, talmente minima, talmente minima, che non ci sono, diciamo, problemi di reperibilità per questo materiale. D'altronde, pensate che anche l'oro, che non c'entra nulla con fotovoltaico, ma viene impiegato praticamente in tutti gli elettrodomestici che usate, le automobili, i computer, ci sono i famosi chip. Ecco, questi chip hanno delle piccolissime quantità d'oro che servono per fare i collegamenti elettrici. Siccome l'oro è il miglior conduttore di elettricità in assoluto, ecco che quando c'è bisogno di una grandissima qualità si usa l'oro, che appunto viene utilizzato in questi microprocessori, in questi chip, per cui automobili, computer, lavatrici, tutto ciò che ha microprocessori ha anche un po' d'oro, ma anche in questo caso è talmente poco che non c'è un problema di reperibilità. Quindi innanzitutto sfatiamo il falso mito per quanto riguarda il fotovoltaico: non c'è abbastanza materia prima, ce n'è assolutamente. Dopodiché arriviamo a quello che è la componente vera e propria, i componenti veri e propri dei pannelli fotovoltaici. Ecco, la prima enorme considerazione è il vetro. Il vetro è il 75% di ciò che costituisce un pannello fotovoltaico. Dopo abbiamo plastica 12%, alluminio 9%, silicio 3%, rame 1%. Ecco, l'argento proprio è in quantità assolutamente minima. Quindi sono tutti materiali che sappiamo riciclare, o come per la plastica. Ecco, sulla plastica adesso si apre l'altro grande capitolo, che la plastica viene utilizzata in quantità mostruosamente maggiori per tutt'altri settori, dagli imballaggi ai vestiti. Ricordo sempre che la seconda filiera più inquinante di questo pianeta sono i vestiti, è l'abbigliamento. La prima filiera più inquinante è appunto quella delle fonti fossili, la seconda è quella dei vestiti. Eppure io non sento nessuno stracciarsi le vesti per quanto riguarda il problema dei vestiti, che invece è un problema enorme, è un problema enorme. D'altronde, chi ha qualche anno di età sulle spalle si ricorda
quanti siti abbiamo in Italia che contengono migliaia e migliaia di cosiddette ecoballe, che di eco non hanno assolutamente niente, sono semplicemente una serie di rifiuti incapsulati dentro della plastica in attesa di essere gestiti in qualche maniera più opportuna. Ma noi in Italia abbiamo una quantità di discariche che non hanno nulla a che vedere col fotovoltaico. E anche la frase che ha detto il professor Almaroli, che qualcuno di voi avrà notato: quando inizieremo a riciclare i pannelli. Ecco, questa la voglio spiegare bene perché è importante. Non si è ancora iniziato a riciclarli perché la stragrande maggioranza è ancora in utilizzo, non è ancora arrivata a fine vita, perché siccome i pannelli durano 25-30 anni, i pannelli che sono stati prodotti finora sono ancora sui tetti, sono ancora sui terreni dove sono installati, nelle varie installazioni in cui sono stati posti. Per cui non è che non abbiamo iniziato finora perché non ne abbiamo voglia, ma è perché il materiale è ancora utilizzato. È come se uno avesse comprato una televisione talmente buona che gli dura 30 anni. Se gli dura 30 anni non è che la smaltisce prima, non è che la butta via prima così per sfizio. Quindi il riciclo deve ancora avvenire esclusivamente per questo motivo, perché appunto la stragrandissima maggioranza dei pannelli fotovoltaici sono ancora sufficientemente produttrici di energia che vengono utilizzati. E l'altra cosa su cui voglio rassicurarvi è che voi consumatori, quindi parlo alle famigliole, parlo alle piccolissime imprese, ma in generale per tutti, non dovrete pagare assolutamente nulla, perché nel prezzo di acquisto con cui appunto avete acquistato i vostri pannelli fotovoltaici, tutti quelli che ce l'hanno sul tetto, è già compreso lo smaltimento. Quindi l'installatore che vi ha fatto il lavoro è lui che deve preoccuparsi di avere un accordo con un consorzio di smaltimento per quando saranno a fine vita. Ma voi utenti finali, voi famiglia rossi, famiglia verdi, famiglia bianchi, non dovrete fare assolutamente nulla. E voglio farla anche proprio nel caso peggiore, se tra 20 anni, quando il vostro pannello, che magari è 10 anni di vita, terminerà, diciamo, la sua vita utile, e la vostra azienda che vi ha installato il pannello fosse, diciamo così, morta, state tranquilli che qualcuno si offrirà di venire a ritirare i vostri pannelli gratuitamente, perché contengono questi materiali che hanno un valore economico, quindi verranno a prenderseli e da questi ricaveranno nuove materie prime. Pensate che l'alluminio, qui vedete il 9% del pannello è alluminio, in Italia il 100% dell'alluminio che circola è tutto proveniente da riciclo. Non esiste una lattina di Coca-Cola, un contenitore in alluminio, un prodotto in alluminio fatto in Italia da minerali vergini, dalla famosa bauxite, quindi dalla roccia che si escava dalle miniere, dalle cave per fare l'alluminio. No, il 100% è tutto riciclato, perché costa 20 volte di meno fare alluminio prendendo i cosiddetti rifiuti, rifondendoli e creando prodotto nuovo, che non partire appunto dalla roccia grezza, la bauxite, che contiene tante altre sostanze, più contiene anche l'alluminio, quindi io devo fondere, devo purificare, devo fare una serie di procedimenti molto più costosi, molto più energivori. Per cui sfatiamo queste false notizie sul fatto che i pannelli solari siano difficilmente riciclabili o impossibili da riciclare. Questa è la loro composizione, estremamente semplice. Nella prossima puntata vedremo che, oltre a essere qualitativamente semplici da riciclare, anche per quanto riguarda la quantità,
anche in questo caso stiamo parlando di falsi problemi. Le loro quantità sono assolutamente minimali e io fin d'ora vi invito a riflettere, scusate, vi invito a riflettere su quanto giornali e TV riescano a condizionarci, perché anziché a farci allarmare sull'immensa quantità di rifiuti di tutt'altra tipologia che già circolano e sono presenti sulle bonifiche regolari o irregolari, dall'amianto a tantissime altre cose che sono estremamente pericolose e estremamente quantitativamente massicce, giornali e TV, quando è partito l'ordine di deprecare, di criticare le rinnovabili, hanno convinto un sacco di gente in buona fede che il problema sono i pannelli fotovoltaici. No, il problema sono le migliaia di altre tonnellate di altri rifiuti che produciamo. Mi fa piacere che molti si preoccupino dello smaltimento di pannelli fotovoltaici, ma ricordatevi che solo la filiera dei vestiti, solo quella è già estremamente più problematica. Perché? Perché non sono più vestiti fatti con lana, cotone, lino, canapa, materiali naturali, coloranti naturali, ma soprattutto il materiale naturale, ma sono prodotti, basta prendere l'etichetta, in quasi tutti ormai c'è l'onnipresente poliestere. E non esiste un tipo solo di poliestere, ne esistono diversi, e riciclarli misti con le fibre naturali è piuttosto difficile. Per cui lo ribadisco, la seconda filiera più inquinante del mondo è quella dell'abbigliamento, sia in fase produttiva, estremamente inquinante, sia in fase di smaltimento. Tanto è vero che recentemente anche note trasmissioni della RAI hanno fatto vedere come ci sia uno traffico illegale, uno smaltimento illegale proprio di vestiti, perché, ripeto, quelli sono difficili da riciclare, così come computer, smartphone, televisori, elettrodomestici, i famosi RAE, rifiuti ad apparecchi elettrici ed elettronici, che anche in questi casi molti vengono smaltiti per vie illegali, perché sono molto difficili da riciclare, quindi la criminalità li ricicla, li smaltisce portandoli su altri territori a prezzi più bassi rispetto a uno smaltimento regolare. Per cui bene che ci si preoccupi dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici, ma è l'ultimissimo dei problemi, anzi non è un problema, lo sono tanti altri rifiuti che invece sono molto più difficili da smaltire. Bene, nella prossima puntata vedremo appunto a livello quantitativo qual è la situazione tra pannelli fotovoltaici e le altre tipologie di rifiuti. Quindi alla prossima puntata.